Oggi a Milo abbiamo parlato di Etna Bianco Superiore di Caricante. Milo rappresenta sull'Etna questo particolare luogo, questo particolare paese che in verità esprime, ma già da tantissimo tempo, la produzione di un vino bianco, solo di un vino bianco, anzi direi unicamente di un vino bianco, prodotto con questo particolarissimo vitigno che è il Caricante. Particolare perché proprio in questo ambiente a parte est dell'Etna, a circa 800-900 metri, è stato selezionato dai viticoltori locali perché forse era l'unica possibilità di produzione di un vino, e in questo caso di un vino bianco, quando i rossi avevano particolari problematiche legate proprio alla natura del territorio, soprattutto al clima che abbiamo qui. E questa, diciamo, esigenza produttiva nel tempo ha fatto sì che questo territorio si trova vocato per la produzione di un bianco particolare bianco e quindi diventando quasi un posto unico sull'Etna. E allora si è voluto cercare di mettere insieme tre aspetti fondamentali e importanti della produzione di un vino. Da un lato la parte, diciamo, produttiva che rappresentava la motivazione sia tecnica ma anche poi storica, no, di questo vino, perché e di questo Caricante, di questo Etna Bianco, proprio in questa parte di Etna, in questa parte di Sicilia, ha avuto queste origini, ha avuto questa grande, da tanto tempo, questa grande importanza. Poi l'aspetto anche legato alla produzione, no? E quindi a quelli che sono gli attori di ieri e di oggi che devono produrre questo vino, quindi i produttori, i viticoltori, ma anche e soprattutto l'aspetto poi della comunicazione di questo prodotto, di questo vino, perché da un lato è importante avere delle motivazioni storiche, motivazioni scientifiche, motivazioni tecniche per fare un vino, per produrre un prodotto. Dall'altro ci vogliono, ovviamente abbiamo detto, gli attori, quindi i vinificatori, i viticoltori per fare questo e quindi incentivarli, cercare di spronarli e farli diventare quanto più possibile, no, di quello che può rappresentare il territorio. Perché il fatto di essere uno o due produttori non significa che diventa una tradizione che si può ripetere nel tempo, ma l'ultima e oggi diventa un aspetto più importante, va considerato, è la comunicazione di questa particolarità. Perché uno può fare un buon vino, un grande vino, ma se poi non è bevuto, non è conosciuto, non è comunicato, alla fine è qualcosa che è destinato a finire. Ecco, quindi il convegno di oggi a Milo, che ha visto la partecipazione del sindaco, così come gli attori del posto, tra cui Marco Nicolosi, la storica azienda Villa Grande, la storica azienda, ma anche Gian Piero Nadali, che abbiamo voluto che ci dava un po' i suoi consigli, no? Il suo modo di vedere l'aspetto della comunicazione. È voluto essere un momento per parlarne, discutere in modo da capire quali erano le direzioni da prendere per questo particolare territorio. Quindi la sintesi cos'è? Abbiamo capito, abbiamo visto che siamo in un posto unico per produrre un Etna Bianco superiore, e questo ce lo ribadisce anche la stessa DOC, che ha voluto 40 anni fa dire nel comune di Milo è possibile fare l'Etna Bianco superiore. Adesso dobbiamo incentivare la parte produttiva, e questo tutto sommato non è così difficile perché la tecnologia ci porta ad avere anche degli strumenti molto importanti. Ma l'aspetto che può diventare più complesso, ma se c'è la volontà, la mentalità, diventa anche l'aspetto più facile in un certo punto di vista, è quello di saper comunicare a noi e al mondo questa grande particolarità, questa grande eccellenza che è l'Etna Bianco Superiore di Milo.